In uno scenario molto suggestivo si terrà la prima edizione del presepe vivente a Cagnano Amiterno, a termine come a Betlem, il nome della manifestazione unica nella sua originalità. Sulla bellezza di questa rappresentazione influisce notevolmente il paesaggio naturale. Termine, infatti, si trova immerso nella grande pianura di Cascina, che affascina e crea uno stato d'animo particolare. I fautori di questa iniziativa, l'intera comunità, ma anche il centro anziani, il centro giovani, determinante poi anche la collaborazione del comune di Cagnano Amiterno. Un suggestivo itinerario religioso e culturale nel caratteristico centro, in un percorso che si snoda tra gli archi, i vicoli, le piazzette e le vecchie abitazioni del borgo, i quali torneranno ad animarsi della magica atmosfera del Natale. Protagonisti principali, dunque, gli angoli più caratteristici di Termine di Cagnano. Per cosa si dovrebbe caratterizzare questo presepe? Beh, la nostra caratterizzazione è quella di riportare in vita i vecchi mestieri, fare una cosa che da noi appunto non era mai stata fatta, quindi la prima edizione, coinvolgere queste persone che vengono da fuori, che già sono abbastanza coinvolte in realtà, perché ogni volta che noi facciamo questi eventi tornano praticamente da tutte le parti d'Italia e ci affiancano in queste manifestazioni che col tempo stanno prendendo sempre maggior corpo e stanno rivitalizzando il nostro ambiente, che in realtà negli anni scorsi era stato un po' abbandonato, disertato, anche perché i ragazzi ci trovavano pochi punti di interesse. Per me è una grande soddisfazione, a parte per il gruppo che sta organizzando, capeggiato da Vincenza, perché è una comunità a Termine che si distingue in tutto il territorio di Cagnano per l'unione e per la capacità di organizzare, quando appunto si mette impegno e passione, qualsiasi cosa. Una rappresentazione della natività che esprime pienamente l'atmosfera festosa e serena che si respira in paese. Negli angoli più suggestivi del vecchio borgo di Termine, ricostruite le scene tipiche dei mestieri del passato, dal fornaio al calzolaio, dal falegname al pastore, e nel percorso che porta alla grotta della natività si festeggia tra le capanne ascoltando suoni e rumori antichi. Una ricostruzione tra sacro e profano che regalerà a tutti i visitatori l'emozione di confondersi con i personaggi, di sospendersi nel tempo in un ambiente suggestivo e pieno di magia. Appuntamento venerdì 30 dicembre a partire dalle ore 20. Questa è una grande novità che abbiamo apportato da quest'anno. Abbiamo fatto per la prima volta il presepe in un borgo molto antico. Pian piano attrezzeremo bene tutte le location, sperando di riuscire a farlo al meglio, in modo da essere per quanto possibile realisti. Ti piace rivestire il ruolo di angioletto nel presepe di Termine? Sì. Come ti chiami? Daniele. Tu sei emozionato? Sì. Qual è il tuo nome? Domenico.